San Gennaro, mia prudente, prea Dio fa tanta gente. San Gennaro, mio protettore, prea Dio, nostro Signore. Come sappiamo, il santo attrae tanti devoti, tanti cittadini che attendono come ogni anno, anzi due volte l'anno, tre volte l'anno, il prodigio dello scioglimento del sangue. Anche quest'anno ci sono tantissimi turisti nella nostra città, attratti sicuramente anche dalla notorietà di San Gennaro. E sono qui anche in Duomo presenti in tanti. Io faccio davvero gli auguri a tutti di buon San Gennaro con i migliori auspici per la nostra città. Il sangue di San Gennaro si è fatto trovare già liquefatto al momento di prelevarlo dalla sua teca nella cappella del tesoro del Duomo di Napoli. È la seconda volta che accade nell'anno dopo il primo sabato di maggio e in attesa della celebrazione di dicembre. Applausi di migliaia di cittadini e turisti hanno accolto la notizia con grande commozione. Proteggere la città e guardare alle tante sofferenze, ma anche darci l'opportunità di crescere e di creare condizioni migliori di vita per tutti, è quello che noi stiamo cercando di fare e mi auguro che questo percorso positivo possa proseguire e ci possa consentire di aiutare i tanti che hanno bisogno. Sicuramente noi abbiamo tanti problemi, ma abbiamo anche tante opportunità. Noi dobbiamo guardare a tutti, soprattutto le persone che oggi si trovano in difficoltà, le persone che hanno problemi di reddito, che hanno problemi di casa, ma abbiamo anche la necessità di guardare in maniera positiva al futuro, di far crescere la nostra città e creare opportunità per tutti. Il lavoro si crea facendo sviluppare l'economia, creando infrastrutture, attraendo capitali, facendo in modo che ci siano investimenti e che la città sia pienamente protagonista di una dimensione internazionale. Quello che noi stiamo facendo, perché questo ci consente poi di creare quei fattori di crescita che sono determinanti in una società contemporanea per dare veramente opportunità di lavoro vero ai tanti che lo aspettano e che hanno bisogno. Io penso alla pace, sicuramente ai tanti popoli che oggi vivono in una condizione di guerra, sotto i bombardamenti. In un mondo che è diviso e conflittuale non ci può essere futuro per nessuno. Ho aperto fiducia perché c'è grande speranza per il futuro, ma anche la preoccupazione per la quotidianità. Noi dobbiamo sempre non dimenticare che c'è bisogno di dare una risposta ai bisogni della quotidianità. Ho incontrato anche tante persone che soffrono, tanti senza fissa dimora, persone che hanno perso il lavoro. La solidarietà e la coesione sociale alla base della crescita di qualsiasi comunità. E la città dell'accoglienza trova nel rituale del 19 settembre anche un'occasione per pensare agli appuntamenti e al lavoro per accogliere i pellegrini del Giubileo 2025. Noi stiamo lavorando insomma, insieme alla Curia e anche con col Vaticano per avere una programmazione dei flussi e fare in modo che ci sia anche un programma di accoglienza rispetto a questi flussi che noi ci aspettiamo molto consistenti per il prossimo anno. Su questo è molto importante l'iniziativa privata. Napoli ha bisogno di nuovi alberghi, di una nuova accoglienza che non sia solo concentrata nella città ma che si estenda anche all'area metropolitana. Ci sono tante iniziative in corso, ce ne vorrebbero di più, però c'è attenzione da parte del mondo delle imprese, ci sono stati incontri con l'Unione Industriale.
si sta lavorando per garantire anche una crescita della città nel campo dell'accoglienza.